Ciao, sono Riccardo Pancadi, frequento l'Istituto Industriale Enrico Fermi a Modena. Sono qui negli uffici di Energy Way per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Nel giro di 3 settimane dovrò hackerare la piattaforma di artofdata.tech per migliorarne la sicurezza e per individuare falle. Come definiresti un hacker? L'hacker, per dimostrare le sue abilità, cerca di sorpassare i sistemi di sicurezza presenti sulle piattaforme informatiche. È necessaria quindi una grande creatività congiunta alle conoscenze tecniche. Sviluppa e crea. In molti casi aiuta la comunità, per esempio risolvendo falle nei siti di spicco. Nessun individuo che si consideri un hacker andrebbe mai a distruggere un sito internet, creerebbe un virus, oppure entrerebbe nel vostro profilo Facebook. Qui, per fare pratica, nell'ambito della sicurezza informatica, tento di estrapolare informazioni dalla piattaforma di artofdata.tech, al fine di cercare di preservare i dati degli utenti che la utilizzano. Che programmi usi per valutare la sicurezza? Il primo software fondamentale è la testa. Poi uso linguaggi di programmazione come Python o tool specifici come SQL Map. Nella pratica combino programmi scritti da me e software specifici per verificare se un sito è vulnerabile o meno. Come ti sei avvicinato a questa materia? Un paio di anni fa ho avuto l'occasione di assistere a una conferenza nella mia scuola. Prima di quell'incontro non mi ero mai interessato all'argomento. Poi da quel giorno sono rimasto affascinato da questi giovani creativi che manipolavano con scaltrezza e ingegno computer, database, software e così via. Ovviamente quindi sono stato entusiasta di scoprire che Energy Way mi offrisse l'occasione di cimentarmi nella pratica, migliorando la sicurezza del suo progetto open source.